Passiamo subito al G8, 2001. Cosa avete capito del G8? Ancora slittata la sentenza, con i 25 poliziotti, tutti grandi capi, compreso De Gennaro. Di nuovo slittata. I ragazzi hanno massacrato la città. Falso, il grande messaggio. Dovrebbe essere qui il padre Zanotelli, col suo gruppo della rete Liribus. I giornali parlano di 500.000. È un messaggio che è di nuovo attuale dei giovani. Giovani, ragazze e ragazzi, perché adesso arriviamo poi nello specifico alle donne. Qual era il messaggio? 500.000 parla. Zanotelli aveva la rete Liribus, tutti con le mani bianche. 500.000 dicendo, certo che ci sono stati i violenti. Chi se l'ha messo il violento? Il potere. Lo sapeva benissimo chi era il black bloc, il potere. Lo sa, hanno arrestato un black bloc? No. E hanno imperversato dove hanno voluto. Io ero lì e l'ho visto tutti. Si cambiavano poi con la tutina. Noi abbiamo anche dei filmati. Ad ogni modo, qual era il messaggio? Guardate se non è ancora attuale. Col dito puntato, 2001, luglio. E Carlo era già morto, Carlo Giuliani, che alla sera doveva andare, lo incontro, dove vai domani? Al mare, si trova nella Bolgia, dove alla mattina i ragazzi, un corteo autorizzato, via Torremaide, si è stato attaccato, terrificante. Ancora adesso si sa, non si sa chi ha dato l'ordine, la polizia no, che deve darlo, è l'unico, Carabinieri noi no, chi l'ha dato? Beh, ma il messaggio qual era? È attuale. Signori del G8, è come a dirlo adesso, adesso c'è il G20, quindi altri ladri associati. Signori del G8, non vi sembra una cinica pretesa di venirci ancora una volta a dire che l'unico mondo possibile è il vostro? Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale che si strittava, Organizzazione Mondiale del Commercio, e poi siete adoratori di una divinità, una trinità, Cristo. Cos'è? Mercato selvaggio, tecnologia sempre a favore del mercato e deterrenza totale, è il marco che ci ha dato. Quando il nemico non c'è, bisogna costruirlo. Vi rendete conto se è un messaggio? Ci hanno massacrato tutti. Quindi ragazzi, la presa di coscienza, però in modo specifico le donne, la parità. Guardate che non ce l'avete. C'è poco da fare. Ancora la Costituzione, avessimo tempo, vedete se deve fare. Per esempio sul lavoro, la Costituzione vi dà pari diritti sul lavoro e pari salario. Come? Ma continua a rompermi il cazzo con la chiesa, mi sembra la velocità, caro compagno, sì o no? Se vuoi, fatti conto, vedi che tu sei a sinistra e io sono a 100 km, fatti conto, e io ci ho già avuto, tu no, ma io sono per il cazzo 5 cardinali che mi hanno comandato dal 65 adesso, scusa. Ho capito la chiesa, ma mi sembra di non avere in qualche modo di fede. Dove c'è la verità, poi lo diciamo come si cerca la verità. E le donne, guardate che siete al centro. Cosa c'è che non c'è di femminile? Noi maschietti, da dove sei nato? Da donna? Al centro, il grembo materno, che è simbolo proprio dell'accoglienza, e della formazione, e la mamma accetta, e voi, nella dignità, come avete fatto per la Chiesa, vedi? Quando la Chiesa ce l'ha messa tutta a spese per non mandarvi a votare al referendum sulla legge 40, o fecondazione assistita. Io che ci andavo, i miei cardinali mi hanno messo a perdere. Io ho detto guardate che l'humus della democrazia è il voto, è l'unica arma che ha il popolo. L'altra arma che dicono che non è più valida, falso, lo sciopero, ma non di 2 ore, minimo 2 mesi. Minimo, altrimenti non vi fermate. E la Chiesa con l'oppio, calmi, soluzioni condivide,
lasciatemelo dire, e continuano a pigliarci per il culo. A un certo momento voi donne siete la sposa, la sorella, la madre. Come avete fatto a sopportare? Avremo un premio che dice, prima che bella figa là. Oh, vieni qua, ministro dell'agricoltura. Vieni per non far nomi, che culo la santa anche, ministro anche tu, prestigiato, bunga, bunga, belli. Adesso ancora il processo con la minoretta. Quella ragazza lì, la Rubi, la conoscevano tutti a Genova, era sotto il minore, negano, 316, guarda, questo è il Parlamento, mandali via, 316 parlamentari, qualche mese fa votano che le fonti che il Premier aveva sulla identità della Rubi erano fonti altissime, giurano che era quindi la nipote di Mubarak. Io ho scritto a fine, perché il voto è segreto, ho scritto a fine, a un certo momento, mandami poi il nome, dice che per legge non si può, avrei scritto deputato, rappresentato il popolo, ma com'è? Ma cosa fate? Ma vi rendete conto? Siete così bugiardi per salvare chi? Ecco la donna, chi fa l'educazione sessuale? La scuola, mi sembra di no, siamo consapevoli della sessualità, che siamo fragili, deboli, pronti a cadere e vogliamo riscoprire questo amore, questa crescita. La Chiesa, se non lo fa, l'educazione sessuale è meglio, perché vi rendete conto, c'è una reticolata di proibizioni, tu sei sposata, divorziata, basta più. Voi avete esperienze prematrimoniali. Voi vi sparate delle secole, quello, tu hai guardato le donne nude, tutto, ma se questa è una buona notizia, buona novella, io come mia definizione devo annunciare le buone novelle, e continuo dovrei venire da voi, questo no, questo no, questo no, no, io voglio dire sì, che scopriamo insieme l'amore. E allora per le donne, perché voglio andare avanti, vedo che siete ancora, c'ho ancora due o tre tempi, vi voglio dedicare un aneddoto di 3 minuti, lo dedico alle donne. Me l'ha dato una donna 6 anni fa, una ragazza di 20 anni, va a trovare il papà che è pescatore in un grande lago, protetto dall'UNESCO. Arriva come al solito il pomeriggio, il papà fa la siesta, riposa. Lei, come al solito, piglia la barca con l'attrezzatura della pesca, il motorino, arriva in un bel posto, gli alberi, pum, ferma, butta l'ancora, si mette a leggere un libro. 2 minuti e arriva il motoscafo della forestale. La gente arriva, buongiorno signorina, già i maschi, noi, quando abbiamo la divisa, 6 mesi fa ero sul bus a Genova, a me piace girare col bus, con la gente. Ero lì che parlavo, beh, di là un po' più forte, ma nessuno litiga, quasi era l'autista. A una fermata sale su un divisa uno, io non so se era generale o caporale. Poi si alza un po' la voce senza litigare, e lui fa, va da quei due lì, un metro e mezzo ne fa, c'è qualcosa che non va? Questi gli dice, guardi, scusi, abbia pazienza. Lui, come in genere poi emerge in ciascuno di noi, ma lei non sa chi sono io. Io ho fatto un grido che l'autista che mi conosceva in Roma ha bloccato. Carlo, cosa c'è? Tutti zitti. C'è questo davanti a tu. Adesso questo signore individua ci dice chi è. È sceso la prima fermata. Allora, buongiorno signorina, cosa sta facendo? Lei aveva preso un libro, sto leggendo un libro. Per in questo agente, vuol prendere in giro me? Si incazza. Lei mi dice non ha visto il cartello di vietata la pesca. Qui è zona di vietata la pesca. E lei la signorina dice, ma scusi, guarda, io sto leggendo, non sto pescando.
Sì, ma lei guardi qui che ha tutta l'attrezzatura nella barca della pesca. Lei aspetta che io vada in giro e poi... Basta! Non accenda il motore, alzi l'ancora e la traino in porticciolo, viene in ufficio, le do una multa che non finisce più! La signorina, se lo fa agente, dovrò denunciarla per molestia sessuale. Per i maschi quando dici così. Ed è davvero fa. Ma se non manco toccata, sfiorata, dice alla guardia forestale, tutta preoccupata, la signorina per terra. Questo è vero, ma lei come maschio ha tutta l'attrezzatura e mi porta in ufficio, mi violenta, mi spate sul salotto. Le auguro buona serata, signorina. E la guardia se ne va. Morale per voi donne e per voi maschi, per anche me. Morale. Spero che questo vi possa servire. Morale. Mai discutere con una donna che legge. È probabile che sappia anche pensare. Quando è il momento fondamentale per me? Ve l'ho detto, 8 settembre, io Marina, piena guerra. Scoppia l'8 settembre, non avete l'idea adesso. Oggi ho incontrato qui quello dell'Ampi, lui era militare, è finito in Germania, perché ha rinunciato ad andare con i fascisti, con i nazisti, più di 600.000 militari italiani. In Marina siamo all'arsenale in Spezia, guardate come sono stato condizionato, quasi rovinato. Il mio comandante fa l'assemblea da basso, avevamo a fianco un caccia tedesco, stavamo chiacchierando, pomeriggio, primo di settembre, giù da basso. Comandante fa a tutti noi, ufficiali, sottufficiali, equipaggio, non siamo più alleati dei tedeschi. Io avevo salutato i marinai tedeschi, a Fidesz, e loro non capivo più niente, scappato. Mio fratello era tenente del Genoa Portiere, sopravvissuto alla Russia. Lo sapete quanti ragazzi italiani Mussolini ha mandato in Russia? Quasi 300.000. Quanti sono tornati, compreso mio fratello? 11.000. Questo è l'imperialismo. Allora mio fratello, reggimento a Legnago, sull'Adige, e in quel momento a Milano per sbaraccare le maschere dei bombardamenti, Geno Portiere all'attrezzatura. Mio fratello alla fine di settembre non arriva, alla fine di ottobre non arriva, la mamma e il papà, io ero ragazzo, chi mi fermava ai posti di blocco? Nessuno. A noi ne vado quindi, niente, mi sembra la sera dei santi, voi genitori, educatori, anzi voglio prima dire cosa mi è successo durante il G.O. per tutti voi genitori, educatori, preti se ci sono, vescovi, chi mi viene a trovare quella settimana lì al mercoledì. Io ero andato un po' a riposare, quei interrogati di merda, ho detto, non svegliatemi, niente. Chi c'è? È mancato, se abbiamo svegliato. C'è il regista Mario Monicelli, non l'avevo mai visto. Oh, c'era davvero, perché a volte mi fanno degli scherzi. Il giovedì, mi raccomando, anche se viene il Papa, dì che aspetti. E invece quel giovedì mi sento svegliare, tant'è vero, appena guardo un ragazzo, dico, oh, c'è un altro regista. Il ragazzo fa, sì, non mi pigliare per il culo, perché io ti spacco. Per in cera, è ancora vivo, Ettore Scola. Ettore Scola! Mi fa la stessa domanda il giovedì, la dedico a tutti chi vuol fare il genitore, l'educatore. La stessa domanda che Mario Monicelli mi aveva fatto al mercoledì. Tant'è vero, gli ho detto, maestro, poteva venire insieme a Mario? Così. Qual è questa domanda cruciale? 2000, oh, siamo all'inizio del terzo millennio, 2001. Caro Don Garo, che conosci i giovani, siamo venuti da te, dimmi un po', all'inizio del terzo millennio,
tutte le agenzie educative, chiesa, scuola, catechismo, scuola, mass media, genitori, educatori, riusciremo? Guardate che domanda, io mi ricordo non avevo dormito tre notti. Riusciremo tutti, come dico adesso, che sono già passati, pensate, più di 10 anni. Riusciremo, esercizi, a sradicare dalle nuove e nuovissime generazioni l'assenza di futuro? Ecco perché poi si perdono, ormai sempre di più. E io non sapevo come rispondere, maestro. Mi ricordavo il mio motto partigiano, osare la speranza. Coincidenza vuole che qualche mese prima nel nostro salone della comunità c'è una bacheca, ognuno scrive quello che vuole. E dico, guarda maestro, scendendo, io ho la camera sopra, scendo nella grande bacheca, vedo scritto, ho una mano anonima, il male grida forte, basta, mi impicco. Quanti ne ho visti suicidi. A un certo momento, cari maestri, qualche giorno dopo, un altro penalero aveva scritto, il male grida sotto, il male grida forte, ha scritto, ma la speranza in un mondo migliore grida più forte. Ecco quello che vi dico. Qual è il segreto? Che bisogna che ci incontriamo dalle case, il rapporto umano, con i migranti, con tutti. E voglio andare breve, che voglio toccare. È la stessa nostra identità umana, la felicità. Me l'aveva detto un altro a Roma questo proverbio, giaculatorio. È bello, mi ha detto il proverbio, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Tu caro che vai in giro, dillo un altro proverbio, qual è? Dimmi che escludi e ti dirò chi sei. Quando c'è uno che esclude, pensate alle famiglie divise, pensate ai quartieri divisi, pensate, arriviamo alle guerre. Tant'è vero che per affossare il rapporto, che è il segreto della nostra maturità, ci vuole una guerra, erigere muri. Oh, l'ascolto, il dialogo. Questo è il punto fondamentale. Ad ogni modo mio fratello arriva con l'educazione. Arriva con una sera, pum. Mia mamma e mio papà ormai erano andati a perso, tutti in Germania. Noi eravamo lì, un boccone, continuava la guerra, fame. E la mamma la più decisa di fare. Dino, si chiamava Dino. E io il mio mento proprio lì. Dino, cosa decidi questa parola? Oh mamma, mio fratello è morto l'anno scorso, piangendo. 2 figli, nipoti, qualche mese prima aveva detto, dimmi come andrà. Sei attento, Andrea, hai assimilato i valori della resistenza e non ti accorgi che la democrazia in Italia sta morendo. E i nostri compagni, 69.000 morti della resistenza, 40.000 morti non identificati, 39.000, 40.000 rimasti in barra, sta morendo, è in eutanasia. Ad ogni modo lui arriva, serio, bello, cosa aveva? È del 21, era studente universitario, mandato ai corsi ufficiali, e già la Russia sulle spalle. A un certo momento fa, mamma, papà, ho già deciso, sono entrato nella resistenza, io non sapevo cosa voleva dire resistenza. Formato dal regime fascista, all'educazione fascista, vedi? Non sapeva cos'era resistente, tu vieni con me. Sapeva che io, anche pur giovanissimo, volontario, ero disertore. E ho assimilato i valori della resistenza. Per dirvi in breve, perché dobbiamo ancora andare avanti, vedo che siete attenti e ci siamo, per dirvi in breve, una volta in un incontro con un cardinale, mi dice, no, oggi 5, insieme a Tetamà, mi fa, vi do un esempio, mi dice, di che santo sei devoto? Don Bosco? Ma Don Bosco lo sappiamo, tu sei fatto il Salesiano, poi sei entrato secolare. Dimmi, allora io mi è venuto in mente che nelle liste della Chiesa, al 1700, ci sono 7 santi fondatori riconosciuti, 7 fratelli di Vicenza. 7 mercanti che avevano venduto tutto ai poveri, dato ai poveri, venduto. E c'è l'ordine dei serviti. Padre Turoldo, per esempio, dei servi di Maria.
Allora gli dico, caro Eminenza, io vado alla grande, io sono devoto di sette fratelli tutti insieme. Oh, che bravo! Sei veramente devoto dei sette servi fondatori di Vicenza. Eminenza, veramente non sono di Vicenza. E di dove sono? Di Reggio Emilia. I sette fratelli servi. Ettore, giovane che mi ascoltate. Ettore, 23 anni. Siamo al 22 dicembre del 43. Ettore, 23 anni. Ovidio, 23 anni. Agostino, 27 anni. Ferdinando, 32. Aldo, 34. Antenore, 33. Gelindo, 42. Ecco che cos'è la resistenza. E allora vi rendete conto, questa possibilità, un piccolo cenno di cos'è la partecipazione democratica, dove l'ho imparato, venendo dal Brasile. Io ho fatto 2 anni in Brasile con i salesiani. Del 54 torno, intanto un piccolo passaggio all'emigrazione. Faccio amicizia con un padre cappuccino veneto. Non ti dico, era sempre con me. Era 25 anni che non tornava in Italia. Era nelle foreste, qualche Mato Grosso del Brasile. Dopo 5-6 giorni di navigazione, era sempre con me. Mi parlava sempre veneto. Ma dico, ma sei stato 25 anni in Brasile e c'è dei confratelli qui, della gente che non capiscono sto veneto. Ah, non si è messa a ridere un passaggio sull'emigrazione. Penso che capirete tutto. E lui mi fa, siamo nel 54, si dice, i miei superiori mi hanno mandato in Brasile 25 anni fa. Ero in mezzo ai campani, il campesino e il Mato Grosso. Mi non ho avuto bisogno di parlare portoghese. I contadini erano quasi tutti veneti là. Quanti italiani? Dal 1850 al 1950 sono andati pellegrini. Mio nonno scomparso negli Stati Uniti all'inizio del Novecento. Io non lo conosco. Il papà di mio papà e ha lasciato nonna Rosa, poi c'era 2 bambini, mio papà e mio zio. Poi avete 130 milioni di italiani e noi ne facciamo un problema. È certo che rompa le balle. Bisogna organizzarsi, a volte sono anche brutti, sporchi, a volte sono fratelli o no? Io nella mia messa la domenica quando arriviamo al Padre Nostro, altro. Che è che vuol dire il Padre Nostro? State attenti, se qualcuno lo vuol dire, il Santo Benedetto che è amore, non lo fulmina. Ma se qualcuno di voi vuol dire il Padre Nostro, e non lo fulmina talmente, io cosa so, non lo fulmina. Ma sentite il Padre Nostro, come uscite dalla porta della chiesa, chiunque incontrate è vostro fratello, altrimenti che senso ha il Padre Nostro? Ma non si scappa di lì. Guardate, non mi furono, non è che andate all'inferno se non siete cristiani. 6 miliardi non sono cristiani nel mondo. Sa storia del peccato originale. Che dobbiamo togliere il peccato di Dio e gli altri miliardi che si tengono, ma cosa se lo inventano? L'amore di Dio, l'amore a perdere. Non è che l'amore dice io ti do il mio amore infinito, mi dicevo se fai questo, che cazzo di amore è? Mi mette 7.000 domande, non è amore. Ma vi rendete conto? E a proposito che è stato accennato prima, una volta il cardinale fa, avrai ben un maestro di teologia a cui riferirti, professore. Certo che ce l'ho. Biblista, certo. Forse era Teta Manzi, quel che è stato sette. E dimmi un po', e chi è? Eminenza, è un grande. Chi è? Io sono stato tanti anni professore, magari lo conosco. Paolo Rossi. Si è messo a mano. Il comico, sì, comico. Ma cavolo. E lo spiego. E l'aeroporto domani. Paolo Rossi 6 anni fa mi ha regalato una maglia nera.
Un giorno siamo in camerino dopo lo spettacolo, Gallo Gallo si regala. Questa la porta al cardinale. E infatti io non l'avevo ancora portata. Poi l'avevo portata. Allora tira fuori la prima scritta. Dio c'è. Vedi, vai dal cardinale, fai bella figura. Tira Don Gallo ancora credente. Attento alla seconda. Che devi mettere il dito sulla seconda frase qui. E poi subito sul cardinale. Allora, Eminenza, Dio c'è. Guarda che bello. Abbassa, adagio. Ma non sei tu! E va giù. E allora rassegnati. Questo senso. Attenti bene. Nel 1965, il grande dono finalmente della Chiesa. Ci è voluto quasi 2000 anni, pur avendo i test. La stragrande maggioranza dei vescovi di tutto il mondo, al Concilio Vaticano II, che termina il 7 dicembre del 65, quest'anno è il 50°, devono scrivere. Allora era nata la primavera. Il primato della coscienza personale è dottrina certa. Chi dice il contrario è eretico. Vi rendete conto? Chi dice il contrario? La vostra coscienza. Certo, se l'ascoltate tutto, io aderisco alla Chiesa, immagino se non sento il Papa. Se poi mi dice delle cazzate, no, guardi padre. Io non taccio, era mica a casa, devo parlare, là c'è sporco, dice, lei mi collega, anzi mi castighi, cioè, parlo, con tu, siete subordinati al governo Obama? No, al governo D'Alema? No, al governo Berlusconi? No, al governo Monti? No, siete voi che dovete decidere. E qui, noi, la nostra unità di strada, abbiamo il preservativo da distribuire da anni. Canestri, mi sembra fosse il terzo cardinale, mi manda a chiamare. Già nell'entrata il segretario fa, Don Andrea, lei è tanto buono, so che il tema oggi è delicato, Sua Eminenza è così sensibile, non può sentire la parola preservativa. Va bene, io sarò molto tecnico, dirò profilare, non dica profilare perché il cardinale sviene. E cosa? Si mantenga sull'anticoncezionale. Chiuso, entro dentro. Devi andare dai giovani con i principi. E io, ma Eminenza, sono stato in marina. Quando incontravamo i naufraghi, non è che dicevamo, siete inglesi, tre volte mi è capitato, piena guerra. Siete inglesi, siete francesi, americani, andate alla Marola. Erano i nemici. No, la marineria qua. Subito la ciambella. E l'avete conosciuto, noi siamo stati tutti zitti. Qualche anno fa, mi sembra 3 anni fa, il governo Berlusconi ha approvato il pacchetto sicurezza. Contro i diritti umani, denunciato da Amnesty International. Per mesi non ho salutato l'ufficiale della Marina. La Marina ha l'ordine al governo di raccogliere i naufraghi a largo di Lampedusa e di impacchettarli a loro e di darli al colonnello Gheddafi. Ma vi rendete conto? Quando un naufrago va sulla sonda di una nave, è del territorio della bandiera che batte. Cosa non ho detto agli ufficiali? Quando non hanno approvato questa legge? Mi ricordo un vecchio compagno, 3-4 anni, vieni domani, che approvano il pacchetto sicurezza, era il 9 agosto. Un vecchio compagno, Gallo, vedrai domani, alla piazza del Ferrari, alla piazza Simbolo, certo che vengo. Quanti eravamo? 9, 4 donne e 5 uomini, anzi 5 maschi e un prete, ma una bandiera rossa che era alta, noi là, la piazza deserta, finché vuole, è bello andare ai bagni, certo? O è bello vedersi scassinare la casa da tutto il paese. E allora volevamo andare avanti così, e allora arriva il cardinale, dico, ma lei che conosce dal concilio, il primato della coscienza, lei può proporre la morale cattolica sessuale, non può imporre, ormai non sopporto più il Papa, quando è il vescovo, voi, preti, cristiani,
quando dico un assassino a una donna che ha interrotto la gravidanza. Ma come si permettono? Ma prima di tutto una legge in Italia. E poi il diritto della determinazione delle donne. Quante non seguite, massacrate, violentate in casa da tutte le parti. La violenza anche del marito. O troviamo l'amore, o altrimenti cosa troviamo? Ad ogni modo dico, Eminenza, per me trovo così. E lui è rimasto un po' lì. Ma io non voglio essere vincente. Voglio essere convincente. E non lo è. Portato via. 3 giorni dopo mi scrive, abitiamo 1 chilometro. Caro figliolo, è vero, nella Santa Madre Chiesa il primato della coscienza personale è dottrina certa. Tuttavia, caro figlio, quando ti chiamano caro figliolo, e stasera un bel messaggio posso dare a voi, una coscienza si può dire retta quando fa riferimento alla verità. E io ho scritto, Eminenza, era Cardinal Canessa, è ancora vivo, vecchio a Roma, e dice, Eminenza, che bello, Don Andrea, finalmente in sintonia con un cardinale. Sarà più di 10 anni fa. Eminenza, perché non la cerchiamo insieme la verità? Non mi ha più risposto. Allora vi rendete conto, la partecipazione, tornando a Barcellona, un tassista pieno regime franchista. Siamo lì a tavola e mi fa il tassista, e il cappuccino lì. Quante gambe hanno i tavolini in Italia? Eravamo in una trattoria marinara. 4! Oh, non mi viene mica nelle caverne, oh, compagno! Silenzio, regime, sa. E lui fa, in Spagna 3. E l'Italia di adesso? 3. E lui fa, si alza. Primo, l'esercito, la milizia di Franco. Seconda gamba, tutti i padroni, tutti, capitali. Terzo, la Chiesa cattolica, cioè la gerarchia. E fa sottovoce. E il popolo? E il popolo? E il popolo? È come oggi in Italia. Io sono contento, mi ricordo del 54, quando arrivarono gli Intilimani, quello bellissimo musicisti e artisti, che gridavano, ormai il Cile, l'America Latina come tuttora, nuove primavere, e il pueblo unito, in massa, che bello. E mi sono dimenticato prima che lo stesso gli avevo telefonato a Landini. Landini, mesi. Qual è il motto di questa crisi con gli operai? Mi ha fatto parlare in Piazza dell'Uomo l'anno scorso, il 25 aprile ero con lui al Montesole. Cari ragazzi, ecco le grandi dittature adesso. Sapete cosa avevano scritto qui? Hitler, cosa le aveva scritto al centurione dei soldati tedeschi? Gut mit uns! Dio è con noi, come i nostri gerarchie che dice, Dio è con noi, no, Dio è col popolo democratico, la partecipazione. Allora, prima di passare all'ultimo regalo che voglio fare, volete gridare con me, quella parte che ci manca. Se non ora, se non ora, se non ora. E io ho scritto un libro quel periodo lì, volevo mettere questa frase, poi mi sembra di rubarla. Allora dico all'editore, non metterselo ora qua. E lo dico insieme con voi adesso. Se non ora, adesso! Noi, partigiani del 45, il generale Alexander ci ha dato il libro. Forse qualche soldo. Se stasera volete, io non sono. Ne manco caporale. Se volete andare a casa col diploma da partigiana o partigiano, cosa significa partigiano? Da che parte stai? Mi
mi hanno detto, io non ho visto una cattedrale in Brasile. Il vescovo ha scritto nella facciata. Il mondo si divide tra oppressore e oppresso. Tu, cristiano, che stai per entrare in questa chiesa, da che parte stai? Io mi ricordo una volta un cardinale mi chiama sul suo tavolo un mucchio di lettere, guarda cosa scrivono i fedeli contro di te. No, veramente ha scritto l'Emine. Sei sempre con le puttane, sei sempre con i drogati e i carcerati e qui e là. Gridava, che vergogna. Mi ricordo questo foglietto blasfemo. C'era scritto processione. Io non mi ricordavo, era passato. Avevamo fatto un corteo ad Asti, la prima crisi della Fiat. I ragazzi ad Asti, c'è una fabbrica almeno, c'è un lindotto della Fiat, tutti disoccupati, precari. Vieni che facciamo qualche corteo. E abbiamo fatto processione a San Precario, con il disegno del santo, bene. Io arrivo ad Asti, mi danno il megafono, devo essere in testa al corteo. No? E allora dico, a un certo momento gridavo, San Precario! Tutti, prega per noi, sempre. Arriviamo in piazza, che bella emozione, non la ricorderò sempre. San Precario! Tutti sti ragazzi, forse 300. Vogliamo un lavoro anche di là. E per il mio vescovo era blasfemo. Vi rendete conto? Per il mio vescovo era blasfemo. E allora vi dico, quando era Sarabiava, sì, Eminenza, lei con cardinale, secondo lei Gesù, come avrebbe fatto tutte quelle situazioni che lei ha con i poveri, gli ultimi, come avrebbe fatto? Lui rimane un po' lì e mi fa, sì, ah, ma se la metti su questo piano, e su che piano la deve mettere? E l'ultimo regalo, qual è l'ultimo regalo? Siamo arrivati in fine, anche perché non sto più in piedi. Attenti. Voi vedete, mi incontro un cardinale e mi dice, ecco bravo, quanti sono i Vangeli canonici? 4. Matteo, 5 sono. Marco, Luca, Giovanni. Eminenza, io non un quinto. Leggi i Vangeli, no, lo leggono gli altri. Ed ecco qui il mio grande dono. Caro Eminenza, il mio Vangelo quinto è una poesia sempre aperta al futuro, la speranza. Ecco, finiamo con la vittoria, vediamo se ci riusciamo. A un certo momento è una musica, e la musica, se buona, entra nel profondo, è una voce che si ispira agli ultimi. È una brezza di non violenza, è un vento anticapitalistico, cioè con nuovi modelli di sviluppo, cercandolo insieme, studiando. È un vento antifascista, non è un optional. Il fascismo è l'impietà, l'arroganza, la razza superiore. Cara Eminenza, il mio quinto Vangelo è laico, è il Vangelo secondo De André. Ed ecco, Eminenza, è un dono a tutti voi. Fabrizio muore nel 99, l'11 gennaio. Tutti i ragazzi per strada mi danno dei biglietti, portano la Dorighese in comunità, tu la conosci. Abbiamo fatto 3-4 minuti, una lettera unica alla Don Milano. Alla Don Milano abbiamo preso tutto il buono di tutte le letterine e ve la dedico a voi, e potrete capire, io che rappresento una comunità del porto che ormai ha 42 anni, un po' qualche aspetto di chi siamo e le nostre scelte di apertura a tutti, ma il nostro cammino, che a un certo momento questo mare di tempesta ce l'ha la bussola. Io non ho 3 bussole. Questa situazione. Primo, è il mio Vangelo. Secondo, la Costituzione Repubblicana. La sintesi della nostra Costituzione, che viene dalle terre, che viene da 65 milioni di morti nella Seconda Guerra Mondiale. Solo in Russia hanno 22 milioni di morti.
la battaglia di Stalingrado, 10 milioni di morti. Altro che solo lo sbarco di Normandia per un nazifascismo. La nostra Costituzione in sintesi è Repubblica, Res Publica, cosa di tutto, e non che slamare. In Italia il 10% è proprietario dell'oltre 50% degli immobili. Tra i proprietari ti avete pareva la Chiesa. Quindi la patrimoniale è lì, quindi non c'è bisogno. Poi Repubblica. Democratica, la partecipazione, qui siamo noi responsabili. Demos al greco vuol dire popolo, grazie, potere. Laica, nessuna interferenza di nessuna religione in Italia dalla Chiesa Cattolica. Lasciare rispettare i cittadini. Laica, antifascista, nel senso della libertà, del rispetto di tutti. Quindi noi, per De André, abbiamo la bussola nel nostro cammino, la Costituzione e un'altra bussola laica. È come aver fatto una grande film della mia vita. E ogni film che si rispetta ha la colonna sonora. E allora questa letterina di 4 minuti ve la dedico a voi. Caro Faber, da tanti anni canto con te e con tante ragazze e ragazzi della mia comunità che è in Genova, nella tua città. Quanti Giorgio, Michele, Marinella, Bocca di Rosa vivono accanto a me, nella mia città di mare, che è anche la tua, la nostra. Anch'io ogni giorno come prete verso il vino e spezzo il pane, perché ha sete e ha fame. Tu, amico Fabio, mi hai insegnato a distribuirlo, non solo tra le mura del tempio, ma per le strade, nei vicoli più oscuri, nell'esclusione, nell'emarginazione, nella carcerazione, nella sopraffazione. Ho scoperto con te, camminando in via del campo, che dai diamanti non nasce niente. Dall'età mi sboccia il fiore. La tua morte, Faber, ci ha migliorato, come sa fare l'intelligente. Abbiamo riscoperto tutta la tua antologia dell'amore. E una volta tanto la vocale in maiuscolo è doverosa, davvero. Una profonda inquietudine dello spirito che coincide con l'aspirazione alla libertà. Ma soprattutto il tuo ricordo, le tue canzoni ci stimolano ad andare avanti. Carissimo amico, caro Fabio, tu non ci sei più, ma restano i migranti, gli emarginati, i pregiudizi, i diversi. Restano l'ignoranza, il potere, l'indifferenza. La comunità di San Benedetto ha aperto la porta in città nel 70 a Genova. E già nel 71 ascoltavamo il tuo album Tutti morimas tempi. Ed ecco che la comunità adesso da allora bussano tanti personaggi delle liti abbandonati, puttane, tossicomani, impiccati, aspiranti ai suicidi, traviati, travestiti, adolescenti persi, bimbi impazziti per la guerra, per l'esplosione atomica. Il tuo album ci lasciò una traccia indelebile. In quel tuo racconto crudo e dolente che era ed è la nostra vita quotidiana, nella comunità, nella città vecchia. Abbiamo intravisto una tenue parola di speranza. Perché, come dicevi nella canzone, dalla solitudine può sorgere l'amore, come ad ogni inverno segue la primavera. È vero, farò favore a loro, agli esclusi, ai rom. Coi loro occhi troppo belli sappiano essere belli anche i nostri occhi, troppo annebbiati. A noi, alla nostra comunità, che di quel mondo siamo, e ci sentiamo parte. Ti lasciavamo cantando Storia di un impiegato e la canzone di maggio che ci sembra sempre troppo attuale. Ti sentiamo così vicino, così stretto a noi, quando con i tuoi versi dici: e se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato la sicurezza e la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, grideremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte
per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Caro Fabio, tu parli all'uomo, amando l'uomo, perché stringi la mano al cuore e risvegli il dubbio che Dio esiste. Grazie, i ragazzi, le ragazze e Don Andrea Gallo, prete del marciapiede. Luce! Ciao! Un brindisi comparato con le ragazze del resto, del racket, delle puttane. Vieni con brindisi, ringrazio il sindaco, ringrazio gli organizzatori. Un brindisi veloce, un brindisi in russo, il termine infatti è Gibio. Gibio vuol dire auguri a tutti, ai nemici, a tutti. Non abbiamo esclusione. Lo faccio prima io una volta, poi tutti insieme. Che arrivi il brindisi dal Vaticano ad Arcore, dalla Sicilia al mare, da Obama a Hollande, da Hollande alla Merkel, e anche questo Monti che scenda giù dal monte, che venga a mezzo al popolo a vedere come sta. Il termine vuol dire scibio, fa così. Scibio, 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 scibio! Concentratevi. Scibio, 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 scibio! Thank you.